Bentornati su As It Should Be. Oggi, più che un tutorial, vorrei fare un esperimento. L'esperimento è semplice. Vorrei provare a forare il metallo utilizzando delle punte a muro. Prima che cambiate canale, vi spiego il motivo. Il motivo è semplice. Le punte a muro hanno nella parte finale, nella parte del tagliente, un pezzo, una piastrina di carburo. Il carburo è un metallo molto più duro dell'acciaio, carburo di tungsteno, è molto più duro dell'acciaio e quindi è molto più duro dell'acciaio super rapido che viene adoperato per le punte comuni per il metallo. Quindi andiamo a fare questo esperimento e vediamo se è una pazzia mia o se invece la cosa è fattibile. Andiamo a provare. Come si vede, su una punta per metallo il tagliente è questo, è uno spigolo vivo che letteralmente taglia il metallo. Qui c'è una parte di rinforzo per non far spaccare appunto il tagliente, che comunque sia serve solamente per mantenere una precisione dell'affondo costante senza eccedere, perché eccedendo la punta andrebbe a incagliarsi. Comunque sì, la forma è questa, ma il materiale dall'inizio alla fine della punta è sempre acciaio HSS. Come si vede, questa è una punta rettificata, si vedono ancora i segni della lavorazione del metallo, dell'asportazione. Evidentemente hanno adoperato qualche fresa diamantata, qualche pietra diamantata per dirla meglio. E il materiale è lo stesso dal tagliente al codolo. Questa invece è una punta un po' più economica che, pur avendo un lato rettificato, ha anche la parte del tagliente rettificata, ha la parte interna, questa qua, specialmente questa, che è stata semplicemente ritorta. Quindi questa è una punta rullata. Sono nere di solito e costano un po' di meno, anzi specie molto, diciamo molto meno. Questa è una punta a muro. Come si può vedere, il materiale non è lo stesso tra questo punto e questo. Questo è, diciamo, un acciaio di una media durezza, niente di eccessivo, immagino. E infatti viene tranquillamente tagliato dall'HSS, mentre invece la punta in sé, questa, assolutamente non viene nemmeno scalfita dal nostro HSS, perché questa è più dura delle punte di acciaio super rapido. Adesso vorrei prendere un paio di punte di queste, tra cui questa e questa, e fargli assumere un tagliente adatto per tagliare l'acciaio, perché in questo modo, come si può vedere, il tagliente non è, nemmeno, non ha nemmeno uno spigolo vivo, ha una specie di scaletta, una specie di dente che non andrebbe a tagliare nulla se non con sforzi eccessivi. Quindi andiamo a fare un tagliente che va a pronunciarsi in questo modo qua, simile a quello per le punte HSS per il metallo. Ok, abbiamo ricreato un tagliente d'acciaio. Non ho potuto indebolirlo parecchio perché e svuotarlo molto perché andavo a consumare troppo la parte in carburo che magari potrebbe anche spezzarsi. Quindi proveremo con questa punta qui e con questa punta qui. Adesso facciamo prima una prova sul ferro. Abbiamo qua del ferro da 1 centimetro. Allora, qui abbiamo una punta normalissima.
e anche di ottima qualità. Ed è perfettamente affilata. Stiamo entrando nel un ferro da un centimetro con una punta da 8. Adesso proviamo invece con una punta di quelle che abbiamo rifatto. Questa, se non sbaglio, ok, punta da 10. E rifacciamo la nostra prova. Prima sembra non tagliare, vediamo con la seconda, che è ancora più grossa, quindi sarà ancora peggio. Ci vuole molta più forza e questo è il motivo è che dovremmo svuotare ancora di più la parte laterale. Andiamo a farlo. Ok, questo è il risultato finale. Abbiamo cercato anche di restringere il retro di modo che la punta non abbia troppa parte piatta che va a spingere per entrare, insomma, più velocemente. E facciamo una prova. Direi niente male per essere una punta da 10 nel pieno. Vediamo invece quest'altra. Però pazzesco. Adesso le proviamo sul trapano a colonna. Bene, la scorsa volta qualcuno ebbe da ridire sul fatto che il metallo che stavo forando con la punta affilata era troppo sottile. Quindi per quel problema useremo questo. È una barra di C45, quindi un acciaio già di buona qualità, spessa 20 e alta 60. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a forarlo con la nostra punta. Cominciamo con la punta da 10 avente codolo da 8. Ok, occhiali. Andiamo a cominciare. Mettiamo un po' di olio da taglio.
Perfetto, il tagliente è ancora ottimo, nessun problema, non si è nemmeno surriscaldato, ha fatto un foro che è 10. Trucioli freddissimi, nonostante non abbia usato lubrificanti praticamente per nulla. Il foro è perfetto, il tagliente, vediamo un po', è intatto, è ancora nuovo. Ok, adesso per fare un confronto dovremo una punta da 12, purtroppo da 14 non ce l'ho, per acciaio HSS. Vediamo un attimino se si comporta meglio o peggio. Non è proprio proponibile forarla con questo. In definitiva, questa modifica che mi era venuta in mente, devo dire che assolutamente funziona. Funziona, ho visto che ha superiori capacità rispetto a una punta HSS rullata. Abbiamo visto con questa punta da 14 entrava agevolmente, mentre con una punta da 12 HSS non riuscivo col mio trapano a colonna, il mio trapano fresa, a forare. Quindi direi assolutamente che la modifica ha funzionato. Cosa posso consigliarvi nel caso vogliate imitarmi? Prima cosa vi consiglio di vedere il video dove spiego come si affilano appunto le punte, perché in questo caso la punta va proprio rifatta praticamente da zero quasi. E come secondo punto vi consiglio di operare o delle mole in diamante o in CBN, mole molto dure, perché altrimenti secondo me la mola normale con un materiale del genere
durerà molto poco, farete un sacco di polvere e pochissimo lavoro. Bisogna lavorare molto lentamente rispetto ad una normale punta, perché la normale punta, essendo più tenera, si lavora facilmente, mentre questa, essendo così dura, ha bisogno di tempo per essere scavata, per essere lavorata. Bene, con questo penso è tutto. Abbiamo visto una cosa un po' particolare, ma comunque direi che ha funzionato, e questo ci porta a pensare che spesso i prodotti non è che si devono distinguere solamente in base al marketing, perché il marketing sceglie il campo d'utilizzo e vi dà un tipo di prodotto, ma spesso usando la testa e usando le conoscenze di fisica uno può anche trovare strade alternative per utilizzare utensili che già ha, che magari costano anche di meno e che magari un po' customizzati riescono ad essere migliori di quelli che vi vendono. Questo tipo di punte, diciamo, questo tipo di punte così non penso che si vendano in questo modo, però esistono punte, specialmente quelle più grandi, che si usano nei torni, nelle macchine, nelle trapani fresa, oltre i 20, che hanno già inserti applicabili in carburo. Quindi non è che è un'invenzione mia mettere il carburo su una punta, però poi esistono anche punte completamente in carburo, come queste che abbiamo qui dietro. Ad esempio questa qua è una fresa completamente in carburo, però il problema delle frese completamente in carburo è che, essendo molto rigide tutta quanta la fresa, sia il codolo che la punta, essendo molto rigida, se si impunta per qualche motivo si spezza. Quindi va utilizzata con macchina a controllo numerico, con un controllo da discesa molto preciso, perché appena si superano le caratteristiche, le specifiche della punta o della fresa che sia, la punta cede. Invece una cosa del genere, essendo fatta di materiale elastico, si può adoperare tranquillamente anche a mano. La parte che sforza tagliando è solamente la punta in carburo, e ho visto che non scalda nemmeno assolutamente il trucio. Inizialmente ci avevo messo un po' di olio da taglio, ma poi ho visto che era assolutamente inutile, perché il trucio veniva fuori grigio, chiaro, tranquillissimo, la punta non era nemmeno calda. E infatti quando si lavora con gli strumenti giusti il calore si sviluppa molto poco. Quando si sviluppa parecchio calore vuol dire che c'è parecchio attrito, e quindi sono materiali molto affini che vanno a sfregare uno con l'altro e vanno a consumarsi e surriscaldarsi uno sull'altro. Bene, con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!